Allora, buonasera a chi si sta collegando. Ovviamente grazie che ci seguite anche con questa bella giornata. E stasera siamo sempre noi. No, nel senso, cioè, è una bella cosa. Cioè, resistiamo, Resistiamo, ecco, diciamo nonostante così, tutto. resistiamo. Esatto, resistiamo nonostante tutto e stasera siamo sempre come sempre con Catalina Ari, che è la nostra insegnante di uncinetto. E ecco, Graziella sta arrivando, ciao Graziella, e Eleonora Gallardini, che invece è una guida turistica. Questi incontri, come insomma chi ci segue sa bene, sono incontri dedicati ai laboratori di Uncinetto, perché noi vogliamo dare questo spazio al lavoro, quello che è sempre stato definito il lavoro femminile, perché abbiamo il desiderio di valorizzarlo dove non è stato, dove a volte invece non accade, perché no, l'abbiamo detto, per la festa della donna vai a fare la calza, di solito è uno di quei modi di dire che sminuisce, mentre invece il lavoro femminile, l'abbiamo visto attraverso gli incontri che abbiamo fatto in questo periodo, è stato molto importante anche per l'economia, la sussistenza e la sopravvivenza dell'uomo. Quindi ci piace continuare a portare avanti questo stendardo che invece ci valorizza e valorizza tutte le donne che lavorano attraverso anche la loro creatività. Kate e Eleonora sono due di quelle, e Caterina è una di queste menti che è sempre in continuo movimento e tutte le volte ci propone qualcosa di nuovo. E Eleonora deve ripassare i suoi libri di storia dell'arte per poterci dare spiegazioni, aneddoti e curiosità su quello che Caterina ha trovato come fonte di ispirazione al suo laboratorio. I laboratori quest'anno si chiamano Ciao Cosetta, Ciao, e i Cosetta. laboratori sono ispirati a Firenze perché l'idea di stare tutti insieme a lavorare, però è anche l'idea di fare quattro chiacchiere, e queste quattro chiacchiere sono di approfondimento sulla storia della città di Firenze. Stasera il laboratorio è Kat, dici un po' a che cosa ti sei ispirata e che ti è Dunque, venuto il in laboratorio mente? di oggi realizzeremo questa borsetta che è realizzata con tre colori, come si può vedere, che sono giallo, questo color ruggine e questo grigio tendente al lilla di questo filato, che io lo chiamo un filato sbrilluccicoso con l'anima in puro cotone, che è perfetto sia per la nostra borsetta sia per anche capi d'abbigliamento. Si chiama Carly e è di Lang, che lo potete trovare alla merceria Lucio e Franco di Firenze in via d'Asini, insieme poi anche alle dispense per realizzare la borsetta. Gratuitamente trovate le dispense anche al libraccio e il filato lo trovate con lo sconto del 10% se partecipate al mio corso. E a cosa mi sono ispirata? Mi sono ispirata a tante cose. In questa borsetta ci ho messo tante cose insieme, un grande mix, un cocktail. Allora, mi sono ispirata a Caterina de' Medici, che fra l'altro è stato anche il nostro onomastico recentemente. Io non me lo ricordo mai, qual è il mio onomastico. Auguri, non ti abbiamo fatto gli auguri. Non importa, non mi ricordo nemmeno io quando è ispirata a Caterina de' Medici per i colori degli abiti o i motivi degli abiti che si vedono nei quadri che la ritraggono. E poi Eleonora ci parlerà anche meglio. E allo stesso tempo la forma invece della borsetta
per la forma della borsetta mi sono ispirata sia alle borse del tempo che potevano contenere monete, ma anche spezie profumate, però proprio questa forma qui, diciamo, è di fine 800, inizi 900, visto che viaggiare non è che sia proprio alla portata. In questo periodo però ho stampato dagli archivi sia del Polo Museale Fiorentino alcuni affreschi, insomma dipinti, che ritraggono Caterina de' Medici, sia, vedete un po' qua i colori e i motivi degli abiti, sia allo stesso tempo dal Victoria and Albert Museum di Londra ho stampato, cioè ho guardato, ho studiato e quindi ve le ho stampate per farvele vedere queste borsette di fine 800, inizi 900 che sono modernissime e sono realizzate con, si Aspetta, vede? vediamo, aspetta, aspetta, ingrandisco. Ecco. Sono temperstate di perline in alcuni casi, quindi sono realizzate magari con la seta e poi sono oppure anche proprio con filati preziosi. Anche le perline sono preziose, possono essere d'oro o così. Quindi, diciamo, questo filato lucido mi dava l'idea di questo tipo di progetti che ricordano insomma la seta o ne ho anche altri bellissimi, cioè che sono o ricamati oppure proprio lavorati. Mentre si lavora si unisce tutte queste perline o si fanno lavori a più colori. Quindi noi vabbè, oggi realizzeremo insieme, cioè vi farò vedere come si inizia la borsetta, che si inizia da qua, dalla parte bassa, da qua giù. La nappina viene messa poi in un secondo momento, si lavora tutto in cima fino ad arrivare a questa parte qua, dove c'è una piccola Bellissima, trina. è Grazie. veramente bella. E viene quindi quello che ci serve, giusto perché così almeno si può tutti iniziare, sono tre colori, un gomitolo per colore del Carli, un uncinetto da 2 mm, ora io per il video ne uso uno un pochino più grosso così vedete meglio, e tutto qua si inizia a lavorare, si cresce, si crea un cerchio partendo da qua, si cresce sempre di più, a un certo punto si smette di crescere. E si va dritti, insomma, senza più aumentare. Questa, come vedete, è abbastanza grande, questa è la mia mano, ma se si parte iniziando con un cerchio un pochettino più piccolo, si possono in realtà fare anche delle bomboniere o altri tipi di progetti molto più piccoli, anche dei sacchettini porta profumi da mettere negli armadi, insomma. E comunque rimane anche abbastanza leggera, non è pesante, ecco, come borsa, che è una cosa che nelle borse io non so voi, ma io cerco, ecco, che sia allo stesso tempo Assolutamente. leggera, perché se già pesa tanto la borsa, poi io quando ci metto le cose Diventa un piombo. Sì. Esatto, esattamente, esattamente. A questo punto Dici come si comincia e poi così facciamo, ah, vediamo. sì, ok, quindi prendiamo il giallo. Io ora ho fatto un piccolo gomitolino. Prendiamo il giallo e iniziamo. Possiamo iniziare direttamente con un anello magico oppure possiamo anche iniziare con 5 catenelle chiuse a cerchio e poi andiamo a lavorare il nostro motivo alla base della borsetta, che è come se fosse una grandissima stella. La nappina viene aggiunta dopo, eh? A questo punto, mentre io inizio a lavorare, lascerei la parola alla nostra Eleonora, che ci può, gli ho dato a questo punto un sacco di spunti, ci può raccontare quello
che le sembra meglio per quanto riguarda l'ispirazione di questa borsa. Ma allora, intanto parliamo della diffusione della moda, perché comunque la moda viene portata in giro anche nel passato, veniva portata in giro soprattutto dalle donne, perché sappiamo che appunto donne famose come le Rampolle di Casa Medici, le Rampolle di tante famiglie nobili, sposandosi con questi matrimoni combinati che avevano lo scopo di aumentare il prestigio della famiglia, di portare una buona dose all'interno della famiglia, però si dovevano spostare e come la Caterina dei Medici dovevano andare all'estero e ovviamente all'estero si portavano non solo la loro dose, ma anche lo stile, il gusto per il cibo, per il profumo, per cui hanno influenzato, per esempio anche a Firenze noi siamo state influenzate dalla famosa Eleonora di Toledo, la sposa di Cosimo I, e in Francia sono state influenzate da Caterina, perché ovviamente è una regina che si trasferisce, diciamo una signora che va a sposarsi con un re, si trasferisce in una terra straniera, ovviamente si vuole portare non solo i suoi bagagli, la sua dose, ma anche un piccolo seguito di servitori, di persone che le sono vicine, che parlano la sua lingua, che la fanno sentire un po' più accolta. Anche perché, diciamo, Caterina è stata un po' bistrattata dalla corte francese perché veniva chiamata l'Italienne, proprio per fare in modo dispregiativo, perché si diceva che avesse un accento non proprio francese e ovviamente non era nobile come appunto le altre donne che provenivano da famiglie, per esempio austriache dell'impero. E quindi veniva un po' guardata dall'alto, alla corte francese non era apprezzatissima. In realtà si fece apprezzare per la sua cultura, per i suoi modi, per la passione dell'arte, per la sua abilità ad andare a cavallo e soprattutto per i suoi gusti raffinati. Ecco, diciamo che Caterina ha avuto un'influenza sulla corte in quanto ha portato un sacco di novità alla Ma cucina sì, francese. la forchetta, no? La famosa forchetta, ho sempre La sentito dire. besciamella, i bignè, i macaron, la zuppa di cipolle che non è francese ma è la nostra toscanissima carabaccia, e la besciamella che era la cipolla e l'omelette che non è altro che la frittata. In realtà le ha portate tutte lei. Non solo, ma in termini di moda, Caterina de' Medici ha portato il suo profumo, fatto fare apposta per lei nell'anno del suo matrimonio, nel 1533, dall'officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella, che allora si chiamava Acqua della Regina, ora penso che abbia un altro nome, si dovrebbe chiamare Acqua di Santa Maria Novella, e lo ha diffuso, diciamo, alla corte francese, perché se lo è proprio fatto creare apposta e portato poi come, diciamo, come elemento appunto del suo bagaglio in Francia, per il suo matrimonio. E quindi, diciamo, lei è stata vista nella storia come la regina nera, la regina con un caratteraccio, amante della stregoneria, ma probabilmente è stata una delle tante donne con un carattere abbastanza forte, abbastanza determinato, indipendente, da fare paura. Anche perché, diciamo, che quando lei è rimasta vedova, a causa di un incidente di un torneo in cui una scheggia ha ferito il re all'occhio e dopo, poverino, 10 giorni di agonia è morto, lei ha dovuto tenere le fila del regno perché i figli erano succeduti al re ma erano ancora troppo giovani per fare per appunto azioni diplomatiche. E purtroppo lei non ha vissuto in un bel periodo perché in quel periodo c'erano le guerre di religione tra i cattolici e i ugonotti che erano protestanti. Per cui ecco, diciamo che la sua fermezza anche le ha portato ovviamente molti amici, molte persone le apprezzavano, ma anche molti nemici. Ecco. Ah, Vi faccio vedere un libro che non è di storia, un libro che parla di accessori moda, però dentro ho trovato questa bella evoluzione. Adesso mi ingrandisco io per dare più visibilità regista al di noi libro. stesse. Aspetta, ecco, dove dentro ci sono, aiuto, una evoluzione delle borsette continua. Dall'inizio della storia dell'uomo fino ai nostri giorni. E ci sono Wow. dei. È molto bello, ci sono, perché questo poi è un libro di, come
cartamodelli, cioè non è un libro di storia, è un libro di... Ok. Insomma, ci racconta che c'è anche un po' di storia, ci racconta che la borsa nasce ovviamente per quando nasce il denaro, cioè, quindi si trova già nell'antica Grecia, si chiamava Birsa, c'erano borse maschili, poi arrivano addirittura le scarzelle che erano contenenti le monete, venivano corredate di cerniere di metallo scolpito in varie forme, fino praticamente a dire. Se vuoi, se volete, ti leggo questi perché sono curiosa. Nel 6-700 dice: la moda femminile e maschile introdusse ampie tasche in ogni capo, nelle giacche, nei pantaloni, nelle mantelle per gli uomini e nelle gonne, sopragonne, sottogonne per le donne, per cui le borse furono abbandonate. Le borse rispuntano però come accessorio indispensabile durante la Rivoluzione francese, quando scomparsi i gonnelloni. La moda impone abiti leggeri con una linea affusolata e quindi senza la possibilità di applicare le voluminose tasche. In questo periodo la donna depone tutto quello che deve portare con sé in un recipiente a forma di urna antica o di reticella chiamate reticule o ridicule, oppure in altri modelli a forma di fiore e di conchiglia. Gli uomini invece passano al borsellino e al portafoglio, a volte ricamati. Qui mi fermo perché poi vi leggerò la parte invece che va dall'Ottocento fino al Novecento, dove la borsa si afferma maggiormente. Vi rilascio la parola. Wow, Ah, bello! fantastico. No, Imparano un sacco di infatti, cioè, cose. la storia di un accessorio è sempre interessantissima, accidenti. Intanto io vi dico che cosa ho fatto. Ho avviato con l'anello magico, che è questo tipo di avviatura che si chiude poi tirando il filo. Essendo questo, quindi ho chiuso l'anello magico tirando il filo, un'avviatura abbastanza, non è proprio da principianti, ma si può imparare, insomma. Essendo comunque questo filo con l'anima di Cosone, è facile anche da tirare, ecco, quindi è per quello che si può fare anche l'anello magico. Poi vabbè, io continuo sempre ogni tanto a sbirciare i miei appunti, che sapete che troverete poi. E poi ho lavorato, si parte in pratica da 12 mezze maglie alte, che poi diventano 24, e poi iniziamo a creare tutti questi spicchietti, che sono poi quelli che danno il motivo a zigzag o a chevron, che si possono, in pratica si crea come una grandissima stella. La parte, quello che vi voglio dire è questo, la parte iniziale magari è un pochino più difficile tenere il conto, quindi vi può aiutare se in ognuna delle punte ci mettete un marcapunto o qualcosa che può essere anche un piccolo spillo da balia. Un Quindi piccolo. quel piccolo foro che vediamo non è una catenella. Sì, allora qui ora ho avviato le due catenelle per l'alzata, poi dopo farò così, lavoro una mezza maglia alta, una catenella, una mezza maglia alta, e questo, e poi salto le maglie e rifaccio la stessa cosa. Ognuno di questi sarà uno spicchietto della nostra borsa, che magari a vederla, cioè quando il lavoro poi diventa grande, si riconosce bene bene. Cioè, Però da piccolino, sì, certo. quando è piccolino, diciamo così, non è proprio banale riconoscerlo, pur essendo questo filo molto, che non è neanche peloso, quindi cioè, le maglie sono proprio super distinte, però all'inizio è sempre un po' complicato. Quindi vi consiglio di usare un marcapunto che può essere tranquillamente una spilla da baglia o un pezzettino di filo con un colore a contrasto. Io adesso andrò a braccio. E quindi mi tornerà e non mi tornerà, visto che ascolto le cose interessantissime che mi raccontate. Non lo so, qui a Procediamo. posto sbagliare il conto, se no che gusto c'è ogni No, tanto. infatti, infatti, infatti.
Così almeno da chiedersi, ma come si fa questa borsa? Cioè, no, vabbè, sono quei lavori in cui si deve essere concentrati all'inizio e poi dopo si va col pilota automatico, insomma. E quindi a questo punto, Eleonora, che altro ci vuoi raccontare per quanto riguarda... io avevo guardato anche dei dipinti, insomma, dove c'è Caterina vestita con degli abiti veramente interessanti, e nell'archivio fiorentino si possono trovare anche proprio i dettagli di questi abiti, cioè si vedono anche, si possono vedere anche tutti i dettagli di questi abiti. E è veramente interessante, ve lo consiglio. Andate al museo, ma se non avete modo, guardateli anche dai siti del museo dove si possono vedere i cataloghi. Allora, quindi io continuo con le mie mezze maglie alte. Eleonora, cosa ci avevi preparato? Allora, parlando di abiti, è interessante sapere che l'abito tutto d'un pezzo che ci cambiamo tutti i giorni è nato in tempi recenti. E le regine, le nobildonne, soprattutto a partire appunto dalla metà del 300 in poi, e soprattutto dal Rinascimento in poi per i ritratti, avevano gli abiti che erano scomponibili. Infatti, non so se hai presente, nella tua ricerca avrai visto sicuramente questi abiti che erano composti da gonna, bustino e maniche. Ecco, solitamente questi pezzi erano separati, quindi cuciti separatamente, perché essendo molto costosi, essendo quasi tutto filato a mano oppure con l'utilizzo del telaio, che però anch'esso era lavorato manualmente, erano molto costosi e quindi si cercava di solito di riciclare gli abiti. Per renderli sempre diversi, quindi applicando le maniche di un abito a una gonna diversa, togliendo le perline a un bustino per creare un ricamo nuovo, e questo si può vedere in tanti ritratti, anche nei libri di storia dell'arte, anche nei musei, ci sono queste dame che sono ritratte con questi abiti ricchissimi, che molte volte hanno le maniche di un colore e il corpetto di un altro, perché appunto Incredibile. erano composti di più pezzi. Non solo, forse non penso che sia il caso di Caterina, ma in alcuni dipinti probabilmente i pittori creano delle fantasie, dei broccati, dei damaschi che in realtà hanno ben poco a che fare con l'abito della modella, per cui diciamo sulla tela si poteva immaginare impreziosire ancora di più la figura che si voleva ritrarre, aumentando la decorazione. Mentre, diciamo, per quanto riguarda i pattern usati, ecco, sono i più svariati. Noi sappiamo che già dal Medioevo Firenze aveva grandi contatti anche con l'Oriente, e soprattutto appunto l'Italia era un centro di scambio, poi noi avevamo le città marinare in cui arrivava ogni tipo di merce, per cui se vogliamo andare per esempio anche al Bargello, possiamo vedere una selezione di tessuti orientali, soprattutto i motivi ogivali, un po' ovali, alcuni motivi a fiore sono proprio di tradizione islamica. E ovviamente gli artisti fiorentini della tessitura non si facevano scappare l'occasione di prendere un motivo decorativo che piaceva e riproporlo. E questo è successo durante varie occasioni. Per esempio, ricordiamo 1439, durante un concilio, vennero un sacco di delegati dall'Oriente e quindi ci fu, diciamo, una moda non solo di motivi orientali, ma anche di colori che andavano a rinnovare, diciamo, il guardaroba dei fiorentini più ricchi, perché, diciamo, era tutta una cosa appannaggio delle persone più ricche. Tornando a Caterina de' Medici, vi do un piccolo gossip per farvela amare un pochino di più. Ecco, Caterina non ha avuto una vita sentimentale semplice, perché è stata sposata appunto con Enrico II d'Orléans, ma è stata esiliata per 12 anni, perché lui le preferiva la sua amante, Diana di Poitiers. E la povera Caterina, in esilio nel castello di Chaumont, ha, diciamo, preferito dedicarsi all'educazione dei figli. I figli sono stati ben 10, alcuni poverini morti veramente in tenera età, tre che si sono succeduti dopo la morte del marito sul trono di Francia, e le figlie invece sono state maritate alle più grandi casate d'Europa. Per esempio, sono diventate regine di Spagna, oppure
Margherita, mi sembra si sia sposata con il duca di Savoia, per cui insomma ha cercato di creare anche per i figli di arrangiare matrimoni importanti. E questa sua astuzia machiavelliana, diciamo, questa sua mente acuta, ha contribuito alla sua fama di donna, diciamo, vifera che cospira, perché in realtà appunto queste azioni diplomatiche di solito erano riservate agli uomini, mentre lei aveva il pieno possesso delle sue facoltà e non aveva paura di esercitare appunto la sua arguzia anche in questioni matrimoniali. E guarda che bell'abito che ha qui. Sto guardando. Sì, che sembrano statuari, cioè sono incredibili, hanno veramente il, cioè sì, dei ricami, dei pattern, dei Ricami motivi stupendi, incredibili. esatto. Ma c'è un, ora al di là di, tu l'hai nominata prima, Eleonora di Toledo. C'è il famoso ritratto di Bronzino, no? Che mi sembra sia agli Uffizi, dove anche lei ha un vestito che è di una bellezza Sì, è meraviglioso. incredibile. Fra l'altro, su questi vestiti si trovano a volte, su questo qua che hai menzionato te, si trova proprio sul petto ricamato anche questo emblema che potrebbe rimandare o alla melagrana, che è un simbolo di fertilità, perché anche lei ha avuto un sacco di bambini, oppure proprio l'emblema della casata di Toledo. Per cui, Sì, insomma, sono. specialmente in questi ritratti, ora vedo se riesco a farlo vedere, ma non so se si vede bene, raccontavano anche la storia, no? Di quello che volevano raccontare, insomma, venivano usati. Vediamo se riesco a farlo vedere, si vede? Sì, sì. No, perché io purtroppo quando faccio la condivisione dello schermo vedo solo quello che provo a condividere, ma non come si vede, quindi eccola qua. E niente, bellissimo ritratto anche di. Ultimi tweet vi lascio. Sì, certo. Vi Sì, ringrazio intendo. per intervenire No, anche in questa grazie occasione. a te. Ricordiamo anche che, visto che l'altra volta avevamo fatto l'Iris e avevamo parlato di una visita al giardino degli Iris, eccolo qua l'Iris che abbiamo fatto, l'ultima va e Esatto. Eleonora è riuscita a organizzarci la visita, quindi eventualmente se volete prenotare contattate direttamente Eleonora e questo è il nostro Iris. Intanto Eleonora, ridici i tuoi contatti così. Eleonora Galardini la troviamo, giusto? Eleonora Galardini sia su Facebook che su Instagram e trovate anche la mia mail eleogalardini@hotmail.it, ma appunto, sui social io sono presente un po' dappertutto, potete rintracciare tranquillamente il numero di telefono e non esitate a chiamare. Grazie Perfetto. Eleonora, grazie mille. Grazie mille, Eleonora. Ciao, allora, se. Buona serata. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao. E allora io vi racconto il seguito. Certo, Se tu vuoi è dire qualcosa. interessantissimo. Allora, qui eravamo arrivati al 6-700, insomma, la rivoluzione francese, no? Che cambiano gli abiti e si ritrasforma tutto. E qui ci dice, verso la fine del 1800, per le donne la borsetta diventa un accessorio indispensabile e inseparabile. In Inghilterra impazza la Vanity Box, che era una rete d'argento con una tracolla a catena. Ah, ok. La borsetta comunque ha avuto la sua vera affermazione all'inizio del 1900, in particolare verso gli anni 20, quando nascono le forme rettangolari, piccole e sobrie, destinate a durare nel tempo, confezionate con pellami di pregio e curate anche all'interno. E qui si fanno avanti gli stilisti, comincia Chanel che propone borse di grande pregio, poi vabbè, Gucci, Gherardini, Hermès con i suoi modelli ispirati alla sellaria e la famosa borsetta del 35 chiamata Kelly. Che lui perché piacque a Grace Kelly. Certo, ci sarà anche Ferragamo. Hai voglia, cioè nel 36 nasce il secchiello cilindrico, invece una lunga
Quella è opera di Elsa Schiaparelli, che viene riproposta nel 1937 da Gucci in cinghiale con banda in tela verde e rossa. Nel dopoguerra, invece, la borsa a tracolla continua ad essere un accessorio indispensabile per la donna, mentre per gli uomini fa la sua comparsa il borsello. E negli anni 60 le borsette acquistano l'importanza dell'accessorio legato alla moda e ai temi più attuali. E poi si va agli anni 70 con l'affermarsi del prêt-à-porter italiano. Oltre alle borse classico di lusso, ne vengono prodotte molte con pellami sottoposti a conce fantasiose che imitano le pelli di coccodrillo, di Ebbene. lucertola, esatto, per fortuna che le imitano. E c'è Ferragamo. Se Ferragamo è stato un inesauribile inventore dei modelli, dei moduli costitutivi della calzatura, innovatore dei materiali, Gucci ha lavorato su alcune strutture. Insomma, vabbè, si va avanti, si parla di Gherardini, di Roberta di Camerino, di Trussardi. Insomma, la borsa diventa, come adesso, un accessorio assolutamente indispensabile. Faccio rivedere i disegni, magari. Sì. Guarda, vediamo perché sono belli. Ora purtroppo non si riesce tanto a farli vedere, ma ora ci riprovo e ingrandisco. Perché c'è proprio una storia Delle borse. proprio dalla prima che è nel Medioevo, Rinascimento, fino all'Ottocento, Novecento, fino ai giorni nostri, come si sono evolute, che da rotonde, come dicono, vedi, si passa invece al modulo quadrato. Sì. Modulo quadrato, cioè il rettangolare, si comincia ad avere all'inizio cioè nel Novecento, non prima. Bello, noi ci mettiamo addosso delle cose e non sappiamo. Racchiudono, cioè alla fine la storia è interessante, insomma, andare a vedere la storia anche degli accessori e poi è legata comunque alla storia dell'uomo, ecco. Certo, Cioè, va sempre a esatto. finire così. Ah, la storia dell'uomo, la storia della creatività, la storia, no? Cioè, Infatti, no, no. infatti. Io E come senti. vedete adesso in questo lavoro che è fatto con un uncinetto un pochino più grande rispetto a quello che ho usato per la borsa, si iniziano a vedere le puntine. Del libro? Graziella, dici del libro, immagino. Penso di sì. Penso di sì, il titolo, quindi ve lo faccio rivedere. Aspetta. Accessori di moda e la tecnica dei modelli. Ma qui c'è tutto, scarpe, borse, cappelli, cravatti, guanti, cinture e colpo di scena che io ho dovuto rileggere due volte. Eduzione aggiornata con modelli per cani, perché alla fine, ora ve lo faccio vedere. Ah, ci sono anche gli accessori per gli amici a quattro zampe. Esatto, ci sono i cappottini. Cioè, è stupendo. Ah, wow! Vedi? Sì, Vabbè, c'è. perché comunque far qualcosa che rimane cioè. C'è tutto, ci sono, guarda, i cappelli. C'è proprio un. Poi vabbè, questo è un libro, sì, sono dei libri che quella casa editrice fanno anche tante cose sull'uncinetto, insomma, fanno tutte robe, ci sono i guanti. Soprattutto sugli accessori. Il libro è un Interessante. bel libro. Vi dico anche il prezzo, che è 28 euro. Quindi. Però insomma, è un vademecum insomma, di modelli continui. Perché poi anche nelle borse, vedi, Wow. no, c'è tutto. Ci sono modelli, cioè proprio fatto apposta. Vedi? Quanti pezzi ne Fantastico. devi fare? Sì, è bello, bello. Borsa piatta. Quindi vabbè, insomma, chi vuole provare a curiosare nella storia del costume e degli accessori, con questo libro riesce anche a Certo, farlo. vi dico Allora, altri due trucchetti rapidamente. Per quanto riguarda la nostra borsa, va bene anche questa inquadratura. Quando andiamo a vedere, se ora che l'ho appoggiata, si vedono proprio bene le puntine, è molto più
nella, utilizzando un uncinetto più grande sono molto più visibili, ma vi assicuro che se usate l'uncinetto del 2 magari vi risulteranno un pochino meno visibili. L'uncinetto del 2 serve per fare un lavoro più compatto e per eventualmente la borsa non è neanche necessario foderarla. Quando cambiamo colore, per passare da un colore all'altro, il modo migliore è chiudere, vabbè, quando arriviamo a chiudere il giro, chiuderlo con il nuovo colore. E poi, visto che andiamo a lavorare a righe, non importa tagliare ad ogni riga. Adesso vi faccio vedere il dentro della borsa. Aspetta, ti metto in grande. No, Tu no, ti va metti bene in... così. Ah, Vedete? ok, Io mi certo, sono... lo L'ho riprendiamo riportato. dopo. Ah, sì. Esatto. Poiché tanto è l'interno della borsa che non dovrà mai vedere nessuno, ho riportato e visto che il lavoro è veramente molto, molto compatto e non cede, questo filato non cede perché ha l'anima in cosone, quindi ho portato via via tutti i fili, li ho fatti arrivare via via su. E come Molto vedete mi ero bella. anche dimenticata uno spillo da bale all'interno della borsa. Il tuo segna. È bellissima Sì. questa borsa. Poi ci sarà chi la vorrà magari foderare, Sì, però può già essere una così. cosa molto interessante foderarla, però non è obbligatorio, No, non vedete? lo è, infatti, perché è molto compatto il Cioè, filato. io proprio sto facendo molta forza, ma non, cioè, si Sì, intravede proprio si allarga. il mio disino. E essendo comunque il filo ricoperto con quest'altro filo molto lucido, il lavoro scorre veramente velocemente e non è faticoso, ve lo dico perché in alcuni casi i filati di questo tipo che sono sbrilluccicosi, tendenzialmente si tende a fare molta fatica quando si lavorano. Un'altra cosa che vi posso dire, quando andiamo a fare quindi anche le nostre due catenelle qua per chiudere la borsa, vanno fatte abbastanza grandi da riuscire ad aprire la borsa. Ok, ora mi sento. Vanno fatte abbastanza grandi da riuscire ad aprire la borsa, ma non c'è problema, si può stare tranquilli, non si allungheranno, si può stare tranquille quando poi la portiamo Ah, al perché non è polso. un filato che cede, insomma. No, non cede perché l'anima è di cosone, quindi il cosone quello tra virgolette classico che ci immaginiamo quando lavoriamo a uncinetto, è un filato che non cede. Questo ha la particolarità di essere ricoperto con un filo molto sottile e lucido, che quindi lo rende comunque molto resistente e non Vabbè, io cede. se ce la faccio domani mi vado a comprare il filo perché la voglio fare e la voglio regalare a questa mia amica, quindi la farò sicuramente. Sono Senti, Beatrice, contenta. no, è troppo bella. Cioè, questo è un progetto anche molto veloce, cioè, rispetto al poncho che ho visto che avevi fatto per sempre con questo filato, che è bellissimo, che se guardate nel sito di Kate vedrete Grazie. che nella sua pagina ci sono delle idee bellissime. Lei ha fatto con un filato molto simile, se non questo, non lo so, non sono Era sicura. un altro, questo era proprio, Però, quell'altro era più morbido. però insomma, ha fatto un poncio bellissimo, sempre una cosa molto di un accessorio di decorazione veramente bello. E solo che ci vuole un po' di più. Questa qui, insomma, è un progetto che si fa molto velocemente, insomma, visto che la borsetta, se, ho visto la tua mano, quindi insomma, sì. Sì, è È una... così. L'unica è che è lavorata a un l'uncinetto del 2 per lavorarla molto stretta, ma volendo se puoi la Sì, fodere la però puoi insomma comunque rispetto a un poncio che sono tanti quadrati che sono insomma che avrei voluto fare ma lo vedo più impegnativo, questa ce la posso fare. Sì, allora ripetiamo il nome della merceria, è Merceria Lucia Franco di Firenze, zona Firenze Sud. Sì. E, nei prossimi giorni trovate anche le dispense. Adesso le sto ultimando e le mando.
voglio fare un lavoro fatto bene con le spiegazioni. Sono venute a prenderle, ecco, mi è cascato tutto, e sono venute a prendere, insomma, chi anche gli mancassero quelle precedenti, io ho l'archivio, quindi a chi ha bisogno gliel'ho stampate, gliel'ho messe anche tutte insieme, tipo libricino, sono anche molto belline, devo dire, messe tutte insieme. Che Quindi, tenerezza, oh, grazie. guarda, sono carucce. Senti, allora noi ci si vede il 17, abbiamo detto, per un altro Sì. laboratorio. Che chiude Sì, maggio, giusto? utilizzeremo sempre lo stesso filato visto che ci è piaciuto un sacco e quindi andremo avanti con il filato sbrilluccioso. Sì, no, poi ora cioè, con questa situazione bisogna sbrilluccicare in tutti i modi. Esatto, è Sì. sbrilluccioso ma con l'anima morbida. Ecco, brava. Senti, e poi comunque dai, organizziamo qualcosa all'aperto per giugno, Il così gran finale vediamo. mega festa, come l'abbiamo Il gran sempre finale mega chiamato. festa, come sì, come abbiamo sempre fatto, insomma, con torte, Dove no? portiamo tutti i nostri lavori Esatto. e brindiamo a distanza, ma brindiamo. Beh, sì. Ora che si può fare, lo faremo. Grazie tanto a Grazie chi mille a te ci ha e sì. seguito e a presto, alla prossima. Ciao Roberta, grazie. Ciao Kate, grazie a te. Rimetto grande la borsa per chi la vuol vedere e venite tanto settimana Avverto prossima. Ecco, tutti. avverti tu delle dispense, le trovate poi qui in libreria e alla merceria e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao! Ciao, grazie.